Salutiamo. No, vabbè, no, devo dire una cosa molto importante. Adesso mi sono messo questa giacca, ma perché dopo lo capirai dopo. Io approfitto del pubblico di Zelig, del pubblico che ci guarda anche da casa, per annunciare un progetto mio della prossima estate, dopo il compleanno. Sì, sì, certo. E farò una tournée bellissima, spero, con un grande artista, un giovane artista, e volevo approfittare di questa sera per dirlo. Ah, lo vuoi presentare su questo palco? Sì, poi stasera viene anche, viene qui, cosa fai? Dava fastidio in mano. Era la mia. Vabbè, fagli vedere, dai. Comunque, lasciamo perdere. Che è successo? Allora, una grande sorpresa, farò una tournée l'estate prossima con un grande artista, un giovane artista, Mika! No! Ma che bello averti qua! Ma veramente, guarda! No! Per me questa sera... Gianni, che sorpresa che ci hai fatto! Sì, veramente sì! È una serata molto emozionale per me! Di essere qui al Gillette! Sì, sì, vabbè! Perché io vedo voi sempre in televisione, ma qui dal vivo... Wow! Allora... Ti piace molto? Non mi piace, no. Come no? No. Scusate, scusate tutti. Signor Mika, ha dimenticato in camerino una delle sue farfalle. Oh, ecco. Thank you. Mi sentiva vuoto, sì. Ok, stai qua, sì. Sì. Stai qua. Chi è questo signore elegante? Sì, lui è la mia tutor di italiano. Ah, sì, tutor. Perché io quando va, preferirei di avere lui qui, perché così certo. Io posso parlare e imparare italiano più meglio. Sì, va bene, non ce ne sarebbe assolutamente di bisogno. Thank you. Anche se però, ecco, più meglio non si dice. Sì, ha ragione. No, ok, thank you. No, no. Si dice o più o meglio. Ok, thank you. Oppure potresti dire mi piacerebbe imparare la lingua meglio. Ok, thank you. Oppure potresti okay. dire... Ok! Molto dolce, sì. No, però è bello che tu comunque voglia parlare sì. bene l'italiano e ti accompagna con te, allora, così. Sono molto... Gratificato? Gratificato? Sì, gratificato. Ah, no, gratificato. 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 Certo. Oppure puoi dire sono molto contento, sono molto felice. Sì, ma io sono molto gratificato, ok? Anche se l'espressione migliore sarebbe onorato, dirla tutta. Just a moment, please. Prego, prego. Tu sei molto dolce, veramente. Con questo tuo fisico di orso ballerino. Ma la tua voce è molto fastidiosa nella mia orecchie. È come una caffettiera. E io non sono venuto qui questa sera per fare Mika con Mocha, ok? Beh, però non esagerare, non esagerare, dai. Vabbè, una relazione giovane. Quando io parlo, tu stai shut upato, ok? Come? Shut up, ok? Gianni, non ti ci mettere pure tu a chiedere chiarimenti, che qua la finiamo in rissa. Sì, perché sennò per me... È più peggio. Certo. È una mica. Anche se più peggio non si dovrebbe dire. Si dice o più o peggio. Un po' come... Se tu vuoi stare qua, sì. Zitto. Non devi comunicare niente. Come una canzone di Marco Carta. Ok? Ok. Salutiamo poi... Marco Carta. Che oh my God. Sono contento di questo. Sardo come te. Sono contento. Allora, Mika... Poi dice tutta la fine, at the sì, end. È sì, più... sì, forse è meglio. È anche più semplice così. Sì. No. O più o semplice. Tu hai detto me prima. Io non sono mica scemo. Mica scemo. Mica scemo. Già, chi fa così dovrebbe essere denunciato a piede libero. Chi fa molto dolce gesto. Questo. Come chi fa così? Trichecco sovrappeso. Vabbè, non la mia. Ok. Sì, siamo qua allora, per presentare. Però, finalmente siamo qua per presentare, scusi, la, sì, questa la... relazione musicale, questo tour che parte insieme. Sì. Come mai avete deciso di unire le vostre carriere professionali? Ma sai, lui ha un pubblico enorme di giovani, di giovani generazioni. Io qualcuno... Sì.
capito, un pubblico un po' diverso, un po' più anziano, qualche casa di riposo. Allora mettiamo... Non buttiamo via niente. No? Niente? No. E quindi se... questa sera noi abbiamo... Siamo transgenerazionali, abbiamo... è molto bello, sì, questo. Sì, abbiamo ciusato qua di fare... Ciusato? Sì. Io ciusato. Tu hai ciusato qualche volta? Ma una volta ciusavo molto. Adesso, adesso non più. Non più. Io non ho mai ciusato. Si vede, sì. Caro Dolce, il mio cinghiale sudato. Ok. Questa abbiamo ciusato di fare questa canzone questa sera, questa canzone che quando la cantiamo, Gianni, vero, ti arriva gioia, ti arriva emozione, ti arriva, adesso ti arriva veramente, ma forte ti arriva. Se tu non stai buono ti faccio dare di lui che c'ha la racchetta, vedi? Da, vai, via, dritto e rovescio, dritto e rovescio, e volè. Ok, tutor. Ok. Allora, questa? Amica, sì, questa relazione tra voi, scherzata, che mi sembra anche improntata fatto... alla serenità che si taglia a fette su questo, sì, palco, no? Abbiamo usato questa due, canzone, invece, che è Gianni... un'unione musicale. Benissimo. Tra la mia relax, ah, e la sua si può dare, e, di più. E come avete scelto di intitolarla? Si può dare più relax. Che... Grande sforzo, ce n'è tanto creativo. Bisogno. Ok. Vabbè. Allora, no, scusa. Fai l'annuncio ufficiale, prego. Sì. Voleva schiarire la voce. Scalda. Ah, sì, no, no, perché prima di cantare bisogna fare, sì, qualche vocalizzo, no? Sempre. Per esempio, io faccio... E tu come fai? Ok, it's ok. Sei pronto? Sì. Siete a posto? Vai, vai, allora, sì, signore, sì, e signori, un regalo solo, no, per Zelig, in anteprima galattica, Mika e Gianni Morandi, si può dare più relax! Thank you. Vai. Giovanni Vernia! Adesso Baci, suo tutor! Venga, grazie, avanti, venga avanti, grazie, che la tratta malissimo. Giovanni Vernia, sei più bravo con lui, eh? Ok, ok. Ok, relax, relax.